Quanto è importante guardare assieme il futuro, anche perché cerchiamo di non renderlo una continuazione del passato, ma saper trarre dal passato le lezioni per cambiare il futuro, per cambiare il nostro presente e costruire un futuro diverso. Farlo con le Nazioni Unite, perché sono state il frutto migliore della consapevolezza tragica dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quello cioè di avere degli strumenti capaci di risolvere i conflitti non con le armi, ma con il diritto. Di rappresentare la piazza del mondo, l'agorà del mondo, tutti coloro che fanno parte di quest'unica casa comune, di questa astronave, come dice qui un grosso scienziato, perduta nello spazio, che forse quindi è buona cosa avere qualcosa, un luogo dove pensarsi insieme. Lo abbiamo capito con le pandemie. Papa Francesco in tutti questi anni ha insistito che ogni pezzo è della guerra è un pezzo di una guerra mondiale, che vuol dire che c'è una pandemia e che in realtà questo vale sempre, cioè che ogni volta che c'è qualche parte del nostro pianeta che va a fuoco, che ha dei problemi, riguarda tutti, e questa consapevolezza l'abbiamo molto poco. Le guerre ci sono sempre state, bisogna riaffermare la scelta che i conflitti si risolvono col dialogo, e quindi dobbiamo evitare che le armi o la logica del più forte sia il modo con cui si risolvono i conflitti. Questa era la consapevolezza dopo la Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario, abbiamo indebolito, non abbiamo fatto la manutenzione di questi strumenti, abbiamo lasciato che non si risolvessero, per cui non c'è stata delle riforme serie condivise, e questo purtroppo ci rende tutti molto più deboli di fronte alla moltiplicazione di conflitti o di fronte all'emersione dei conflitti. C'è bisogno di perdere sovranità per una sovranità sovranazionale. Sono tanti conflitti, bisogna riprendere l'arte del dialogo e l'arte trasformare le lance in falci, non esattamente il contrario, perché poi il riarmo vuol dire togliere risorse per l'educazione, per la sanità, per lo sviluppo, per la difesa della vita. Sono decenni, onestamente, che si parla della riforma dell'ONU. Ci sono stati alcuni tentativi più importanti, ma non si è ripensato seriamente l'ONU. La cosa più grave sarebbe farlo solo dopo un'altra pandemia. Ne abbiamo già tante, quindi già c'è la necessità di affrontare seriamente, di perdere qualcosa per guadagnare tutti. E guardate l'intelligenza dell'articolo 11 della Costituzione del nostro Paese, in realtà andrebbe applicata su tutti, cioè ripudiare la guerra ma perdere sovranità per un organismo, per organismi multilaterali, sovranazionali, capaci di garantire la soluzione dei conflitti e anche il mantenimento della pace. Dobbiamo evitare un'altra pandemia cercando una riforma seria delle Nazioni Unite e di tutti gli strumenti collegati, o eventualmente anche immaginarne altri, in cui però quindi non c'è la logica del più forte, ma c'è la logica del comune, del pensarsi insieme, quindi non soltanto non contro gli altri, ma insieme agli altri. È estremamente necessario avere dei meccanismi di compensazione. Se il potere economico è concentrato soltanto in alcuni paesi o anche in alcune realtà, ripeto, non nazionali, e questo è pericoloso. Per questo c'è sempre bisogno perlomeno di un condominio e di una realtà che permetta al condominio di vivere insieme, anche di evitare appunto che la logica del più forte economicamente possa condizionare tutto quanto il resto. Come fare questo? Bisogna scegliere degli buoni amministratori comuni che quindi non omologano tutto. Si capisce che diciamo, un governo del mondo è impossibile,
ma perlomeno un saggio condominio che aiuti a evitare la concentrazione del potere in qualcuno, credo che sia davvero la visione che permette il futuro, è l'unica via che permette il futuro.